9 giornate di festa, spettacolo e appuntamenti culturali che esaltano la voglia di tornare a vivere da comunità gli spazi urbani dopo le due stagioni condizionate dal Covid. La 14ª fiera estiva di Pedara, inaugurata sabato scorso e che terrà banco fino al 17 luglio, ha riportato in piazza i cittadini che hanno ritrovato il piacere della condivisione e della scoperta grazie agli stand presenti in piazza Don Bosco. Artigianato, oggettistica, gastronomia, libri, giochi e molto altro hanno attirato l'attenzione non solo dei pedaresi, ma anche di tanti visitatori provenienti da tutta l'area etnea. Si riparte con questa fiera estiva per rilanciare l'attività turistica e ricettiva a Pedara. Abbiamo avuto già un assaggio 15 giorni fa con la Sagra della Granita che ha avuto un ottimo risultato. Speriamo di bissare anche con questo evento. Abbiamo avuto 2 anni difficili, complicati, ha detto bene, poter ricominciare a rivivere, a tornare alla normalità, poter passeggiare, incontrarsi e vivere un po' di normalità fa bene la spensieratezza, la tranquillità e questo è quello che vogliamo offrire a chi viene a visitarci. Dopo gli anni difficili del Covid è bello rivedersi, ritornare in presenza, vivere alcuni momenti come questo, che è un momento tradizionale dell'estate pedarese, fatto di partecipazione con alcuni degli espositori storici di questa iniziativa. Ebbene, ritorniamo a vivere e Pedara si continua ad affermare sempre più come punto fermo di riferimento non solo dei paesi etnei ma di tutta la Sicilia orientale per il turismo estivo ed è una prospettiva che abbiamo costruito in questi anni con tutte le amministrazioni e che oggi si continua ad affermare. Dopo 2 anni di Covid che ci ha costretto all'isolamento totale, rivedere di nuovo la gente con tanta voglia di uscire nonostante i sondaggi che ci dicono nei telegiornali che il numero di Covid contagiati sta aumentando, però la gente ha sempre voglia di uscire, di ricominciare a vivere. E devo dire che sono veramente contento del risultato che abbiamo stasera. Cioè la gente è fuori, viene qua, oltretutto la temperatura lo permette, viene a farsi la passeggiata, l'esigenza della gente è di cominciare di nuovo a vivere. Fitto il calendario della fiera organizzata da Etna Eventi Management che si conferma punto di riferimento del settore eventi, tra serate danzanti, la poesia del cantastorie Alfio Patti, il festival tributo dedicato a Raffaella Carrà è presentato da Sandro Vergato e le diverse mostre in programma, tra le quali quella dedicata a Sant'Agata. Ringraziamo andando all'amministrazione comunale per l'ennesima opportunità che ci ha dato. Siamo giunti alla 14ª edizione, quest'anno siamo ovviamente di nuovo qui in piazza, ci sono ogni sera degli eventi, ci saranno anche degli eventi itineranti, le cose da vedere c'è la mostra di Sant'Agata che sarà tutte le sere aperta dalle 18 fino all'una di notte e poi ci sono tutti gli artisti che lavorano dal vivo appunto dimostrano anche la nostra cultura siciliana. Quanto è difficile in questo momento, quanto anche professionalità ci è voluta per organizzare un evento di questo genere con le complicazioni che possiamo immaginare sia per le misure anche per la contingenza? Diciamo non è stato semplice, però siamo riusciti a riempire tutto, utilizzare tutti gli spazi che avevamo a disposizione. Per questo ringrazio anche gli espositori che anche quest'anno ci hanno seguito.